Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Good Morning Milano. Oggi è venerdì 23 aprile e sono le 12:31. Mi chiamo Elena Inversetti, condurrò questa puntata perché oggi il nostro Fabio Ranfi si trova alla regia. Eccolo qui dietro che ci saluta. Ciao Fabio e buon lavoro anche a te. Allora, cominciamo subito. Anzitutto andiamo a vedere come di consueto i dati dell'inquinamento su Milano di oggi, grazie alla nostra Arianna, il vaso parlante di Wise Air. Al momento il dato è questo, sono 37 i microgrammi per metro cubo e questo è il dato del PM2.5 di oggi. Entriamo subito nel vivo della trasmissione perché oggi abbiamo un ospite davvero importante, siamo molto contenti e orgogliosi di avere qui tra noi Livia Pomodoro, già presidente del Tribunale per i minorenni di Milano e poi presidente del Tribunale di Milano. Oggi Livia Pomodoro è sia presidente dell'Accademia di Brera ma è anche presidente di Spazio Teatro Noema, un teatro molto importante e molto particolare di Milano, di cui lei ha preso le redini dopo la scomparsa della sorella Teresa, importante attrice e drammaturga milanese che è stata proprio la fondatrice di questo teatro. Quindi buongiorno e benvenuta Livia, grazie di essere qui con noi. Le chiediamo subito due parole su questo teatro che è molto particolare anche per la sua qualità di essere on life, un aspetto curioso ma sicuramente interessante e molto contemporaneo. E poi entriamo subito nel vivo del tema perché il teatro Noema insieme al Comune di Milano è stato promotore della riqualificazione di Piazza Piola. Prego Olivia, dici due parole su questo teatro e sul perché lo stai guidando. Lo Spazio Teatro Noema è nato moltissimi anni fa con una idea utopica che noi abbiamo poi portato avanti. È nato più di 24 anni fa, ha avuto la sua sede e continua ad avere la sua sede qui in una ex palazzina dell'acqua potabile di Via Orcagna. Questo teatro è unico al mondo perché è un teatro dove non si paga il biglietto per entrare. Secondo l'idea utopica di mia sorella, che la cultura, l'arte e la bellezza appartengono a tutti e non debbono poter essere utilizzate solo attraverso il censo. È una lunga storia che probabilmente meriterebbe di essere raccontata, ma non la si può raccontare in 10 minuti, e mi limito semplicemente a dire che quando mia sorella è scomparsa nel 2008, ho ritenuto dovere morale mio prendere la direzione di questo teatro che sta continuando in maniera esemplarmente importante e significativa questa mission che c'era stata indicata da mia sorella Teresa. Oggi il teatro, anzi cominciamo da ieri sera e avanti ieri sera, per la prima volta dopo un anno e mezzo di lockdown, il teatro ha riaperto le porte al suo pubblico con uno spettacolo appunto on life. Cerco di spiegare rapidamente cosa significa on life, ma mi pare che, come dire, ci sia complessivamente non molta informazione. Quello che il teatro fa è cercare di mettere in collegamento palcoscenici e platee di tutto il mondo tra di loro, una vera e propria immersione che riguarda i personaggi e i protagonisti di tutte le esperienze teatrali. La esperienza teatrale che abbiamo portato in scena ieri sera e avanti ieri sera proveniva da un teatro straniero ed è collocata nella sezione del premio internazionale Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro, appunto a lei dedicato. Sono spettacoli che provengono da tutto il mondo e che vengono in competizione in questo premio internazionale che ha una giuria di grandissimo prestigio con i maestri del teatro di tutto il mondo. Allora, per dirvi di ieri sera, lo spettacolo veniva da Tashkent, in Uzbekistan,
è uno spettacolo per performance di danza e musica dedicato appunto ad una straordinaria storia d'amore. Il nostro collegamento live ha fatto sì che nel nostro teatro di Tashkent faceva questo spettacolo, ma nel nostro teatro c'era il maestro Riondino, Davide Riondino, che ha recitato un bellissimo piccolo poemetto di Edgar Allan Poe, perché tutti conoscono Tamerlano, così si chiamava e si chiama il poemetto, come un personaggio truculento, diciamo, della storia, un conquistatore molto forte, e invece aveva da raccontare una storia d'amore. È stato molto bello e i due palcoscenici erano uniti insieme. Nel nostro, per fortuna, c'era anche il pubblico e quindi è stata un'emozione grandissima e mi spiace che abbiamo potuto ospitare solo un piccolo gruppo di persone tenuto conto della pandemia. Beh, ma intanto Tutte le questa altre Scusi, è già una tutte le buona altre notizia. informazioni le trova sullo spazio dedicato allo spazio Teatro Noima, che è su tutti i siti, e potete, e anche i suoi spettatori possono informarsi adeguatamente. Infatti, Passo alla seconda domanda che lei mi ha fatto. sì. Come mai siamo intervenuti su una piazza e perché l'abbiamo riqualificata? Allora, intanto le dico che l'iniziativa è stata dello spazio Teatro Noema e non del Comune di Milano, al quale abbiamo chiesto le dovute autorizzazioni, ma l'onere di questa riqualificazione di questa piazza dedicata a mia sorella, è per questa ragione che abbiamo riqualificato questo giardino, perché i giardini di Piazza Piola, fatto di degrado che era sotto gli occhi di tutti passando da queste parti, erano stati intestati a mia sorella Teresa Pomodoro, mancata nel 2008. È per questa ragione che abbiamo pensato di immaginare qualcosa che a lei sarebbe piaciuto in maniera particolare, essendo stata lei una grande amica del maestro Kenjiro Azuma, grande scultore, allievo di Marino Marini, che peraltro paradossalmente era stato anche allievo dell'Accademia di Brera, dove io sono presidente, maestro Kenjiro Azuma, come mia sorella Teresa, sono mancati, e abbiamo pensato di dedicare a lei questo giardino, che è stato immaginato appunto come un giardino zen con 26 pruni fioriti intorno, le panchine disegnate da Kenjiro Azuma, quindi tutto costituisce un complesso scultoreo messo a disposizione dei cittadini e spero che lo sappiano apprezzare. Sui gradoni granito e non di cemento, come qualcuno un po' scioccamente ha detto, sono collocate di granito rosa, sono collocate tre sculture. Due sono i famosi rospi di Kenjiro Azuma, naturalmente le sculture sono in bronzo, e le dedicate, i due rospi sono dedicati al colloquio infinito tra Teresa e Kenjiro Azuma, e accanto a loro c'è la famosa Mu, che è il simbolo dell'acqua, perché noi siamo in un luogo d'acqua, questa è un'ex palazzina dell'acqua potabile, e la Mu è rivolta verso il teatro in omaggio a tutto quello che noi stiamo facendo e abbiamo realizzato. Queste sculture, come tutto il complesso, sono state donate al Comune di Milano personalmente dalla dottoressa Livia Pomodoro. Perfetto, infatti, questa
quello che volevamo poi chiederle anche ulteriormente è questo. Questo è un progetto veramente importante per la città. In più, diciamo, la realizzazione di quello che sua sorella ha iniziato a fare più di 20 anni fa. Quella che all'inizio sembrava essere un'utopia, come lei prima ha detto, in realtà adesso è realtà. Mi piacerebbe che lei spiegasse, come ha già fatto durante l'inaugurazione, in modo secondo me proprio chiaro ed esemplare, l'importanza di questo luogo per la comunità, cioè non solo per la semplicemente per la città, per la cittadinanza, ma proprio per la comunità. Cioè è un dono che è stato fatto alla comunità e che rimane alla comunità stessa e può essere creato, continuamente rinnovato e rigenerato dalle persone. Prima poi di... questo forse può essere anche la risposta alle polemiche, alla querel che è nata soprattutto sui ma social. Per carità, ecco, per infatti, carità. Infatti. Quindi vorrei che lei proprio puntasse e spiegasse l'importanza di questo luogo. Anche nella scelta di fare un parco zen, proprio come idea di creare armonia e bellezza. Lei ha proprio detto che la città di Milano ha bisogno di bellezza in una vita che è in continuo divenire. Beh, speriamo che le persone la sappiano riconoscere. Certo che è un dono alla comunità di Milano, ma non solo. È un dono alla città di Milano, ma non solo, perché è un dono all'Italia. A questo paese che risulta il paese della bellezza e non sa poi dimostrarla nelle cose concrete. Comunque io non accetto di parlare di polemiche di Natale meschinità che non meritano risposta. Come le ho spiegato, non esiste nessuna cementificazione, esiste un complesso scultoreo che basa su marmi di Baveno. E poi di questi marmi è fatto anche il percorso che porta direttamente al complesso scultoreo. Provate ad andare in qualsiasi altro bellissimo luogo del mondo dove ci sono esempi di questo genere e diciamo che così spaziamo via ignoranza e incapacità di comprendere il significato vero della parola bellezza e arte. Detto questo, non credo di dover aggiungere altro, ho già detto tutto quello che dovevo dire e non credo di dover spiegare ulteriormente. Poi non ho nulla da spiegare, ognuno è libero di criticare se ha modo di criticare. Certamente, qui, e secondo lei... Se quindi... ne assume la responsabilità. Infatti... Lei mi chiede se ci sono altri progetti simili al Giardino di Fiora, non lo so, può darsi. Può essere che noi diventiamo una best practice che... possa influenzare tutti quelli che verranno dopo di noi e che magari proveranno a fare altre piazze altrettanto belle. Certo, se si limitano ad occuparle con i tavolini per mangiarci, sarà difficile che le piazze diventino dei luoghi di bellezza, saranno dei luoghi adeguati alle esigenze della popolazione. Grazie, concluderei con un'ultima domanda. Prego. Anzi, che mi dà anche questo spunto, questa domanda, un commento che è arrivato adesso in diretta Facebook di una nostra amica, si chiama Ninfa Monteleone, ha sempre vissuto a Quartogiaro, adesso si è trasferita a Ravenna ed è una protagonista di una trasmissione che si chiama Macherazza di Umani di Milano All News e scrive: Livia Pomodoro, una donna fantastica, seguì la mia situazione quando ero piccola. Insomma, lei ha una situazione particolare, quindi si riferisce quando era presidente del Tribunale per i minorenni di Milano. Ringrazio molto per il complimento. Bene. Ringrazio molto per il complimento e ringrazio la signora che me lo ha è lei che me lo ha trasmesso. Ci sta seguendo, quindi quello che a me interessa è andare dritta verso la mia mission, che è una mission di come dire, di riaffermazione di arte, di bellezza e anche di educazione di molti che su questi temi sono un po' approssimativi e pensano che sia utile fare polemiche magari da campagne elettorali. Ecco, non mi appartiene questo mondo, signora. Ringrazio molto la sua Ninfa Monteleone, la sua ascoltatrice,
E se vuole parliamo anche di altro, perché credo di aver detto tutto quello che era Sì, possibile. ci interessava appunto sapere un po' perché è stato ristampato il libro che è stato pubblicato, il suo libro nel 2006, A 14 smetto, brevemente di cosa parla e perché può essere ancora attuale oggi. Allora, questo libro ha avuto un grandissimo successo editoriale perché è stato pubblicato la prima volta ben 15 o 16 anni fa. Ha continuato ad avere successo editoriale e in tutti questi anni è stato sempre acquistato in libreria e altrove. L'editore mi ha chiesto se volevo farne un remake con la sua nuova casa editrice, perché la prima era Melampo e questa casa editrice invece che pubblica adesso si chiama Zolfo, sempre dello stesso editore. Io sono contraria a ripetere le cose o a rifare cose che ho già fatto, però rileggendo le pagine di questo libro, e ripensando e pensando alla situazione triste e drammatica nella quale si trovano ancora tanti adolescenti e pensando a quanti danni si sono ulteriormente sovrapposti a tutto ciò per via del lockdown, ma per via anche di una certa indifferenza che normalmente si ha nei confronti degli adolescenti, ho pensato ai ragazzini in quarantena in acqua ancora dopo essere sbarcati in Sicilia o in altri luoghi perché eventualmente positivi al Covid. Ho pensato ai ragazzi che sui social si mettono d'accordo per andare a picchiarsi in una qualche piazza di un qualsiasi paese, compresa Milano. Ho pensato alle tante disperanti solitudini nelle quali stanno crescendo in questo momento i nostri ragazzi e a maggior ragione i ragazzi che non hanno famiglia, quelli che io ho chiamato cani senza collare. Ecco perché mi sono decisa a ristampare questo libro, devo dire, con grande soddisfazione dell'editore, perché ha lo stesso successo, se non superiore, a quello dell'antica edizione di tanti e tanti anni fa. Perché questo? Perché effettivamente sembra che qualcosa non sia, che nulla sia cambiato da questo punto di vista. Le sacche di povertà, le sacche di indisposizione ad occuparsi di altri che hanno bisogno, le difficoltà di accogliere come vanno accolti anche questi poveri ragazzi, magari non del tutto consapevoli dei rischi che corrono, oppure perché hanno delle situazioni disperate nei loro paesi, mi sembra che siano ancora delle domande che ci interpellano, che interpellano la nostra coscienza, che interpellano il nostro modo di essere cittadini di una vera comunità. Una vera comunità è quella che è in grado di occuparsi degli ultimi, che è in grado di capire veramente i bisogni. Noi abbiamo una comunicazione tutta fatta di consumismi vari e lo sappiamo perché siamo tutti vittime e forse protagonisti anche del fenomeno. Ma quanta indifferenza c'è intorno a noi e quanta indifferenza noi stessi mettiamo nel nostro quotidiano, senza renderci conto di quale danno possiamo fare ai nostri ragazzi e ai nostri giovani. Voleva Chiarissimo. essere, come dire, un tentativo di riaccendere dei riflettori su un mondo disperante che pure rappresenta il nostro futuro, perché quello che noi non sapremo fare o non potremo fare nei confronti dei ragazzi e degli adolescenti in difficoltà, oggi lo sono anche quelli che hanno famiglia, ovviamente, per le ragioni che abbiamo detto prima. Beh, insomma, è una responsabilità grande che noi ci prendiamo, perché il futuro sono loro, non noi che dovremmo costruirlo per loro. Ecco, Grazie. diciamo che ho sentito il dovere morale
di rimettere in campo questa discussione, anche perché, e devo dire che ho avuto anche fortuna, perché voi non potete neppure immaginare quante richieste di interventi mi sono state fatte e quante volte sono chiamata a dire le ragioni. Quindi le ragioni di questo remake stanno nel profondo, stanno nella mia acuita sensibilità, probabilmente perché questi sono stati ragazzi, molti di questi sono ragazzi che in passato ho conosciuto bene e di cui mi sono occupata professionalmente. Io spero che loro abbiano trovato qualcuno che abbia loro teso la mano, come noi abbiamo cercato di fare, per quel poco che potevamo. Essendo un'istituzione, evidentemente ci sono anche degli. Certo, grazie, grazie davvero per queste parole, che sono comunque parole di speranza, molto oggettive, molto realistiche, ma di speranza. È una buona notizia, insomma, oggi lei ci ha dato due buone notizie e ce le portiamo a casa volentieri. Grazie per la sua disponibilità davvero e speriamo di averla ancora ospite con noi presto. Buon lavoro. Grazie infinite, grazie a voi, gentili e cari come siete stati, mi sono presa anche dei complimenti. Grazie infinite. Arrivederci, grazie. Arrivederci, a presto. Arrivederci, buona giornata. Grazie. Buona giornata. Benissimo, adesso è il momento della nostra consueta incursione poetica con le nostre amiche le foche parlanti. Oggi ascoltiamo quello che ha da dirci Francesca. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, una poesia di Cesare Pavese. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh, cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo. Muti. Buongiorno, bentornati dopo la nostra incursione poetica e abbiamo con noi il nostro consueto ospite del venerdì, Andrea Romoli. Ciao Andrea, come stai? Non Luce, ti sentiamo? Ah, perfetto. A Fabio che è in regia, buongiorno. Ciao Andrea, siamo qui insomma in fermento, adesso poi che siamo in zona gialla, quindi siamo tutti più... Ah, tiriamo tutti più un sospiro di sollievo, stiamo un po' aspettando i tuoi consigli per gli appuntamenti sì. Digitali, molto formativi devo dire, della tua newsletter settimanale, quindi a te la parola. Ti ringrazio, io allora innanzitutto posso dire che abbiamo riniziato a fare eventi in presenza, almeno noi come società abbiamo riniziato la settimana scorsa, ne abbiamo fatti 4, e la partecipazione è stata veramente buona, siamo molto contenti anche perché appunto dopo quasi un anno di pandemia e di blocco in casa c'è tanta voglia, tanto fermento in giro, per cui speriamo presto di poterci riprendere tutti, di poterci vedere dal vivo e salutare appunto vis-à-vis, come si suol dire. Allora, inizio subito a raccontarvi quali sono gli eventi digitali della prossima settimana, che inizia subito dopo il ponte del 1° di maggio. Dunque, lunedì vi segnalo un primo evento che è la prosecuzione del ciclo di webinar proposto da Solombarda, InnovUp in Vitalia, che unisce la teoria e modelli di Open Innovation a casi pratici e insight di esperti. E l'appuntamento di lunedì riguarderà appunto l'Open Innovation per accelerare lo sviluppo di competenze collaborative e tecnologiche all'interno di un'impresa. Intervengono appunto il vicepresidente di Activa, Marco Borghese, Massimiliano Grossi, che è il Field Channel Marketing Manager di Citrix, e Angelo Cavallini, che è il founder e COO di Startup Bakery. Per cui, senz'altro, per chi si occupa di startup e di Open Innovation, è un evento da non perdere.
Martedì 4 vi segnalo un altro evento molto particolare. Alle 13 Ninja Academy organizza una free masterclass dal titolo Sales Bomber diventa campione del mondo in digital selling. In questo caso come speaker ci sarà Tommaso Sorchiotti, che è Business Strategic Advisor, un professionista molto preparato per quanto riguarda appunto il mondo del digital selling. Sempre martedì vi segnalo un altro evento organizzato da Confapi Veneto ed è Competenze per competere, risorse e strumenti per sostenere la crescita del capitale umano in azienda. Quindi, se vogliamo, un evento che si rivolge alla formazione, allo human resource. Intervengono Manfredi Ravetto, che è il presidente di Confapi Veneto, Luca San Lorenzo, che è il presidente FAPI, Fondo di Formazione delle PMI. Santo Romano, che è il direttore generale dell'area capitale umano della Regione Veneto, Elena Donazzan, che è l'assessore formazione e lavoro della Regione Veneto, e modera il tutto Davide D'Onofrio, che è il direttore Confapi Padova. Per cui un evento senz'altro interessante, se vogliamo, da questo punto di vista. Mercoledì sera alle 19 in diretta streaming sui canali Facebook e LinkedIn di Growthnetia. Vi segnalo un appuntamento che si intitola Un'ora al massimo, ospite di Massimo Ciaglia, che è appunto l'host di questo appuntamento, e Federico Sbandi, che è un digital executive presso Brunswick, un'agenzia di comunicazione, e si parlerà di quali sono gli elementi fondamentali per strutturare una strategia digitale, gli errori ricorrenti nella comunicazione e nel marketing online per quanto riguarda le start-up e l'importanza di allineare canali personali e canali aziendali. Giovedì vi segnalo un altro evento che nasce dalla collaborazione tra Rinascita Digitale e l'Eco della Stampa e che si chiama 2021-22 Presente e Futuro della Comunicazione d'Impresa. Quindi un evento che vuole portare le esperienze dedicate all'esplorazione dei mondi di cui le due realtà, Rinascita Digitale e l'Eco della Stampa, fanno parte, quindi comunicazione e digitale. Senz'altro un evento interessante da questo punto di vista. E poi passiamo direi a venerdì. Venerdì e sabato si svolge un evento che è Play Copy. Ed è un convegno workshop con un focus molto specifico, la scrittura professionale. Si parlerà quindi di copywriting, neuromarketing, figure retoriche, comunicazione efficace e brand voice. E con questo ultimo appuntamento, appunto, la settimana si chiude. Grazie mille Andrea, come sempre. Buona settimana a te. Grazie, buona settimana anche a te e a tutti gli ascoltatori di Milano All News. A Grazie, ciao carissimo e buona settimana anche presto. a tutti voi. Buon 1º maggio, ci vediamo qui lunedì.